Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi, giovedì 21 settembre 2023, Corriere della Sera, migranti, l'appello all'ONU, Meloni basta ipocrisie, lotta ai trafficanti e Salvini attacca von der Leyen, negoziato sul PNRR, Fitto, in arrivo altri 35 miliardi, Mattarella, le regole di Bruxelles non siano ottuse. E poi vediamo Murdoch, la caduta è l'ira, tutta colpa di Trump, e poi vediamo sbarchi, si rischia la crisi, come se non fosse già una crisi, e poi il nuovo Piantedosi social, il consulente, i video, la linea sulla Lega. Andiamo a vedere adesso La Repubblica, che titola Migranti, l'Italia resta sola, Meloni alle Nazioni Unite, dichiarare guerra globale agli scafisti, Bruxelles gela Roma, saltati di fatto gli accordi tunisini, sono stati sospesi pure i negoziati sul nuovo patto per l'asilo, a imporre lo stop anche gli esecutivi alleati sovranisti di Ungheria e Polonia, parte la salita del modello CPR. E poi se l'intelligenza artificiale diventa umana. Andiamo a vedere La Stampa, migranti, 6 italiani su 10 ora bocciano il governo, sondaggio Euromedia Research, lo scontro a destra spinge la Lega oltre il 10%, Meloni all'ONU, inseguire i trafficanti ovunque, il Viminale, CPR obbligatoria, Giorgia e tutti i perché di 12 mesi di successo, frizioni Conte Schlein, ma l'opposizione è viva. Andiamo a vedere adesso Libero Quotidiano, che titola Meloni all'ONU, guerra agli scafisti, il discorso del Premier, quella dei trafficanti è una mafia, la più ricca al mondo, le Nazioni Unite non possono voltarsi dall'altra parte. Ma attenzione, una cosa sono gli scafisti, che sono quelli che guidano le barche, che sono l'ultima catena, una cosa è il trafficante, una cosa è lo scafista, insomma, qui utilizzano scafisti e trafficanti come se fosse la stessa cosa. Gli eco svitati fermano le ambulanze, folla furiosa. Soluzione Dem al carovita, bastonare chi affitta case. Il 57% non ha un lavoro, l'Europa butta 3 miliardi per mantenere i Rom. Andiamo a vedere adesso Il Giornale, che titola Zelensky, abbiamo bisogno degli F-16. E poi Belloni, ONU sveglia, emergenza immigrazione, la Premier, le Nazioni Unite non potete tollerare la nuova schiavitù. E sulla sua assenza alla cena con Biden lavoravo. Accoglienza, scoppia la rissa tra PD e Movimento 5 Stelle. Regioni in ordine sparso, opposizione spaccata sui nuovi centri per il rimpatrio, Conte Schlein sbaglia. Andiamo a vedere adesso Il Fatto Quotidiano. Ora Santanchè teme l'accusa di bancarotta. Key Group, no dei PM al concordato, rischio di fallimento. Meloni chiarisca, Daniela era nel CDA del gruppo del suo ex Mazzaro e potrebbe rispondere di non aver evitato il crack, la poltrona vacilla. E andiamo a vedere adesso La Verità, Mattarella per mettersi al riparo svuota la commissione sul Covid, ecco 2 miliardi l'anno per pagare il metodo Australia anti-migranti, l'Unione Europea non ci aiuta, dobbiamo arrangiarci da soli. E beh, finalmente c'è un giornale che lo dice, che dobbiamo arrangiarci da soli, e si deve chiamare La Verità. Guarda un po', si chiama La Verità ed è l'unico che dice le cose come stanno, mentre gli altri giornali a frottole e balle non si capisce niente. L'Italia stanzia montagne di soldi per lo sviluppo dell'Africa, ma ne affida il 70% a istituzioni sovraniste che utilizzano i fondi a prescindere dai nostri interessi, basta usarli in prima persona come fanno altri paesi. E parole sante, dobbiamo dire parole sante. Ecco, è possibile che l'unico giornale che dice La Verità, La Verità? Bah. Ora gli ecoteppisti bloccano anche le ambulanze, vi avevamo avvertito, complimenti, perché non li arrestate? Non si sa. Andiamo avanti e vediamo Il Tempo.
guerra globale ai trafficanti. Meloni lancia dall'ONU la crociata internazionale contro la tratta dei migranti, confermato sostegno a Kiev, focus su intelligenza artificiale, nuovo consiglio di sicurezza. Il Viminale avverte i governatori rossi, nessun veto sui CPR. E poi andiamo a vedere adesso il Messaggero, Meloni all'ONU, guerra globale ai trafficanti di uomini, il rigore dell'Unione Europea non sia ottuso. Il discorso di Mattarella davanti al presidente tedesco, serve un'intesa, manovra, c'è l'ipotesi di intervento in due tempi, correzioni dopo la riforma del patto, la proposta dell'INPS e pensioni meno alte a chi è più longevo. Quindi se vivi di più ti pago di meno, hai capito? Complimenti. Andiamo avanti, vediamo il Sole 24 Ore. Fisco, le novità per dipendenti e imprese, tredicesime detassate anche ai pensionati. Tassi invariati, la Fed rallenta la stretta. Andiamo adesso a vedere, qua sono spariti i giornali, cos'è successo? Scusate, ma non si trovano più, i giornali. Vediamo il Manifesto, illegittima difesa, e poi vediamo il Mattino di Napoli, Unione Europea no a un rigore ottuso, Mattarella al presidente tedesco, trovare un'intesa per le regole condivise su bilancio europeo. Meloni, guerra globale ai trafficanti di uomini, il discorso alle Nazioni Unite. Vediamo il Gazzettino, allarme tassi sulla manovra, il ministro Giorgetti con i rialzi già decisi dalla BCE, 14 miliardi in meno a disposizione, pensione donna, ipotesi di scivolo a 61 anni. E poi andiamo a vedere, il Secolo XIX che titola Centro migranti a Ventimiglia, l'annuncio di Piantedosi, Toti pronti a collaborare, ma il problema è poi fare davvero i rimpatri. Però voi lo sapete che i rimpatri sono legati ai paesi di provenienza, se il paese di provenienza ha un accordo con l'Italia c'è il rimpatrio, se non c'è l'accordo non c'è il rimpatrio, quindi non ho ancora capito tutta questa cosa sui rimpatri. I rimpatri sono quello che sono, se c'è l'accordo si fanno, se non c'è non si fanno, come se ci fosse qualcuno che non vuole rimpatriare. Il rimpatrio, se si può fare si fa, se non si può fare non si fa, tutto lì. Arrivederci a tutti e grazie.